A Sagromis, nel Primiero, il comune procede all'affidamento diretto di un albergo con biolago balneabile, anfiteatro e palestra, anche se c'era un'altra manifestazione di interesse. Il segretario comunale si dissocia pubblicamente. Alpini, forti boati nel cieli di Trento, sono le frecce tricolori che si addestrano in vista della parata di domenica mattina con il presidente Mattarella. Intanto la città cambia volto per la dunata e comincia a trasformarsi. Protesta a sociologia che viene occupata da un gruppo appartenente all'area anarchica detto Saperi Banditi. I manifestanti hanno passato la notte all'interno dell'edificio protestando proprio contro gli alpini e la dunata. Benefici fiscali per produrre in proprio fiori e piante, ma li acquistavano da terzi. Tre aziende trentine nei guai per evasione fiscale. Per la Guardia di Finanza avrebbero evaso in 5 anni oltre 2 milioni di euro. Tragico incidente sopra l'Edro, un uomo di 71 anni, Isidoro Segalla, è caduto dal sentiero e ha perso la vita. Il corpo è stato ritrovato martedì pomeriggio. A Trento, scontro in corso Buonarroti tra un'auto e un furgone. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF-ACLI. CAF-ACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730